Gollum ha deciso di tradire definitivamente i due Hobbit e di impadronirsi dell'anello, e per questo li conduce, scientemente, nella tana di Shelob, un mostro octonio dalle fattezze di ragno gigante che custodisce il passo sopra la città di Minas Morgul, il passo di Kiri Tungol. E in questo modo Gollum pensa di far divorare Frodo e Sam da Shelob e di intascarsi l'anello. Nella sua nuova traduzione del Signore degli Anelli, il tanto criticato Ottavio Fatica ha tradotto Shelob con il nome italianizzato di Aragne. Un altro scandalo, un'altra cosa per cui levare gli scudi e combattere per chiedere il ripristino della vecchia traduzione dell'Aliata. Ma dal momento che io sono un grande stimatore del lavoro fatto da Ottavio Fatica nella sua nuova traduzione e sono un difensore del suo narcisismo stilistico, voglio far riflettere sul fatto che il nome Aragne è una scelta ponderata e che ha una sua ragion d'essere. Il nome Aragna, Aragne, è una desueta parola dell'italiano arcaico, che significa ragno e per estensione ragnatela. La Crusca attesta l'esistenza di questa parola addirittura nel dizionario dell'italiano di Tommaseo del 1865 e deriva dal latino aranea, che significa ragno. Il nome Shelob non era stato tradotto nella vecchia traduzione dell'Aliata Principe, era rimasto così com'era in originale, Shelob, che potrebbe sembrare una parola orchesca, ma in realtà non lo è affatto, dal momento che lo stesso Tolkien nelle etimologie spiega che Shelob è un nome creato da partire dalla parola she, lei, e lob, che significa ragno. Lob è riferito anche in genere agli oggetti penzolanti e la parola lob in Old English significava per l'appunto ragno. Insomma, una variante di spider e quindi significa ragno femmina. Fatica ha cercato dunque di fare con l'italiano quello che Tolkien aveva fatto con le etimologie inglesi e quindi ha dato una sua versione del nome Aragne, che è un nome femminile e che si rifà a una parola arcaica che significa per l'appunto ragno. Potrebbe ricordare anche Aracne, la fanciulla della mitologia greca che viene trasformata in un ragno, però solo per assonanza, dal momento che riferirsi direttamente a una creatura della mitologia greca sarebbe uscito dal contesto tolkieniano, che non trova un suo collegamento nella mitologia greca o nella filologia greca. Visto che già mi aspetto proteste, commenti indignati, accuse di una traduzione maoista in salsa LGBT, ricordo semplicemente che questo ragionamento fatto da Fatica sull'adattamento di un nome come Shelob all'italiano arcaico mutuato dal latino, ecco, è una cosa che non riguarda solo la mente di Fatica o la nuova versione italiana del Signore degli Anelli, perché è stata fatta anche altrove in altre lingue. Per esempio, nella versione spagnola del Signore degli Anelli troviamo la traduzione di Ella la ragna, mentre in portoghese brasiliano abbiamo l'aracna, mentre nella seconda traduzione in francese abbiamo Araigne, che è un nome femminile in antico francese che deriva, guarda caso, proprio dal termine latino. Quindi questa traduzione di Fatica è frutto di un ragionamento complesso, non di un semplice narcisismo stilistico. Quindi, a mio avviso, è assolutamente da accettare. Tornando al capitolo in questione, allo scontro che vede opporsi Frodo e Sam al ragno Shelob, che ora chiameremo Aragne, vediamo che nell'oscurità più nera viene in aiuto dei due Hobbit la fiala di Galadriel, quell'oggetto che Galadriel ha donato a Frodo per confortarlo nell'ora più buia e che contiene al suo interno l'acqua dello specchio di Galadriel e contemporaneamente la luce di Erendil. E la fiala di Galadriel in questo frangente dimostra tutto il suo potere salvifico. Se vogliamo, questo scontro tra Aragne e i due Hobbit è anche uno scontro tra due poteri esclusivamente femminili, di natura completamente opposta. Da una parte c'è Galadriel, rappresentata dalla fiala, e che quindi rappresenta la luce, la bellezza, la saggezza,
la leggiadria, ma anche l'aspetto nutritivo della madre. E dall'altra parte troviamo invece l'oscurità di Aragne, creatura mostruosa che trova le sue origini nelle creature corrotte da Melkor Morgoth nelle ere antiche, forse discendente addirittura dei Maia corrotti. E infatti è progenie di un Goliath, il ragno gigante che insieme a Melkor ha distrutto, avvelenato gli alberi di Valinor. È un mostro ctonio e quindi rappresenta la terra, la feralità dell'oscurità e del potere femminile, dal momento che è anche lei una femmina. Rappresenta il lato malvagio femminile che invece che nutrire distrugge e divora tutto. Perfino gli orchi la temono e lo stesso Sauron se ne serve, in quanto ha stipulato con lei un tacito patto per cui non la tocca e la lascia libera di scorrazzare e fare quello che vuole su uno dei valichi più importanti per entrare a Mordor. È un'alleata pericolosa e un guardiano di questo valico fondamentale per controllare il territorio. E questo ci dice qualcosa anche sul fatto che Aragne non serve Sauron. Aragne forse avrebbe servito Morgoth nei tempi passati, ma ora invece non ha nessun debito nei confronti di Sauron, come non ce l'aveva il Balrog. Semplicemente c'è questo tacito accordo e quindi Sauron se ne serve. I due hobbit riescono ad abbagliare Aragne grazie alla luce contenuta nella fiala di Galadriel, grazie alla luce di Erendil, che è una stella. E per farlo invocano Galadriel attraverso parole che neppure loro sapevano di conoscere. Aia, Erendil, Elenion, Ancalima. Non senza per questo pagare un prezzo carissimo. Frodo infatti viene punto da uno degli aculei velenosi di Aragne e cade in uno stato di incoscienza e di semimorte. Nel frattempo Sam se la deve vedere con Gollum, il quale pensa di avere il gioco facile per far fuori l'hobbit giardiniere, l'hobbit cuoco, ma in realtà non ha fatto i conti con quanto è coriaceo Sam e con il fatto che c'è di mezzo il suo padrone. E infatti Sam vende cara la pelle, tira fuori tutto il suo coraggio e riesce a liberarsi di Gollum, trovando tutta la forza per soccorrere il suo padrone, che nel frattempo è caduto in questo stato di morte apparente, ragion per cui Sam sarà costretto a prendere delle decisioni, a fare delle scelte, a esercitare ancora una volta il suo libero arbitrio, che lo metterà di fronte alla sua realtà di piccolo hobbit giardiniere alle prese con dei problemi enormemente più grandi di lui.